tram numero 3 ci ha portato direttamente qui, davanti alle colonne di San Lorenzo, il più antico monumento della città di Milano. Le colonne, le basi, i capitelli e la maggior parte degli architravi che vedete risalgono alla seconda metà del secondo secolo d.C. Questa costruzione è composta da 16 colonne, con relative basi e capitelli corinzi con architravi sovrapposti, il tutto realizzato in marmo di Musso. Le colonne sono collocate su un basamento continuo che si interrompe al centro, dove la distanza fra le colonne è maggiore. Qua le colonne sono sormontate da un'arcata in mattoni, inscritta in un timpano. Sopra gli architravi abbiamo una breve cortina muraria, completata da una cornice in mattoni. Il fatto che queste colonne, provenienti da un edificio monumentale romano, siano state montate rispettando perfettamente le proporzioni della costruzione originale, ha per secoli ingannato gli studiosi che le ritenevano i resti di un edificio della Milano imperiale. L'ipotesi più accreditata era che le colonne come la basilica non fossero altro che un residuo riconsacrato o un rifacimento sulle stesse fondamenta di un edificio costruito sotto l'imperatore Massimiano, probabilmente le terme dedicate ad Ercole o Erculee. Solo dopo gli scavi effettuati tra il 1936 e il 1938, con la scoperta nelle fondamenta di pietre provenienti dal vicino anfiteatro romano, si capì che la realizzazione del colonnato risaliva probabilmente alla metà del V secolo, durante l'opera di ricostruzione voluta dai vescovi Eusebio e Gervasio dopo le devastazioni di Attila. Il colonnato, sostenuto in origine da due corpi laterali, non era altro che l'ingresso porticato all'atrio della chiesa. Quest'atrio, coperto da portici su tutti e quattro i lati, decadde probabilmente in epoca medievale, tant'è che nessuno scrittore ne fa esplicita menzione. Sopra i resti di questi portici vennero costruite a poco numerose abitazioni, che arrivarono a cingere tutto l'atrio. Durante i restauri delle colonne del 1605 venne rinvenuta nelle fondamenta un'iscrizione dedicatoria che venne poi murata qui. Questa iscrizione, dedicata a Lucio Vero, figlio adottivo di Antonino Pio ed imperatore dal 161 al 169 d.C., insieme a Marco Aurelio, fa risalire il periodo di costruzione delle colonne alla metà del secondo secolo d.C. I capitelli, pur differenti per stato di conservazione, risultano provenienti dalla stessa fabbrica. Infatti le proporzioni sono identiche, con la superficie di calatos divisa in tre parti uguali, le prime due occupate da due corone di foglie d'acanto, la terza da elici evolute, ed il rapporto tra la larghezza e l'altezza delle foglie è costante. Anche gli architravi presentano delle decorazioni ristrette alla fascia corrispondente ai fori contrapposti sull'abaco dei capitelli. Le colonne erano originariamente posate su plinti, ma con l'abbattimento delle due costruzioni laterali, questi vennero collegati con una muratura per rafforzare l'intera struttura. L'edificio di età imperiale, da cui provenivano gli elementi architettonici, doveva essere in buono stato di conservazione. È probabile, quindi, che gli architravi in serizio e granito, che sostituiscono quelli originali in marmo di Musso, siano stati collocati solo in occasione dei restauri medievali. Non sembra infatti plausibile una così chiara insensibilità formale in un edificio paleocristiano così sontuoso. Anche l'arco centrale doveva essere originariamente in pietra, sostituito dall'attuale in mattoni in epoca medievale, forse in seguito ad un crollo. Infatti la presenza di archi all'interno di costruzioni con architravi non era estranea al patrimonio costruttivo dell'età imperiale. La costruzione era sormontata probabilmente da una cornice marmorea, i cui resti sono murati come basamenti per gli archi dei muri a sud e a nord. È comunque straordinario come queste colonne siano arrivate fino ai nostri giorni. Esse rappresentavano un serio impedimento alla viabilità ed un intralcio per la difesa della vicina porta ticinese. Nel decreto di restauro del 1576 si parla di colonne piantate sulla strada pubblica avanti la chiesa di San Lorenzo, che sono della comunità di Milano. Proprio l'amore della comunità per queste antiche vestigia le salvò ancora nel 1829, quando, sempre per questioni viabilistiche, fu proposto di arretrarle, collocandole sul fronte degli edifici adiacenti, per poterle sostenere, o addirittura di rimuoverle e di portarle al castello Sforzesco, come chiese il Pollack.
Le colonne, nei quadri e nelle foto più antiche, appaiono ancora strettamente legate, anche fisicamente, visto che erano stati messi in opera dei tiranti di ferro, alla cortina di case che ne faceva da sfondo, in mezzo alle quali si apriva l'ingresso per la basilica. Erano residenze di operai, scaricatori, conciapelli, ma anche contrabbandiere, ladri e prostitute. Il quartiere godeva di una fama sinistra e le case ormai producevano redditi irrisori, così che in nome del risanamento furono nel 1938 abbattute. Le colonne sono rimaste quindi isolate in mezzo alla piazza, ma grazie a due restauri avvenuti, il primo negli anni 50 e il secondo negli anni 80, resteranno in piedi ancora per molti secoli, circolazione tranviaria permettendo. Di nuovo la manovella! Questa ginepresa mi fa impazzire!